Ciao, benvenuti sul mio canale YouTube MyTradingApple. Oggi voglio farvi vedere con un breve video tutorial su Blender come creare un effetto ottico molto particolare che serve per creare delle illustrazioni con un certo impatto visivo. Io sono in Eve di Blender in questo momento, ho aperto una illustrazione che avevo già creato con dei cubi colorati messi in posizioni diverse. Ora premo 0 e mi riporto in vista frontale. Se io nella barra laterale mi sposto su Output Properties, posso vedere che c'è questa opzione stereoscopi. Se io l'attivo, vedo già subito a video che si crea questo effetto di aberrazione cromatica. Ora vi spiego brevemente cos'è l'aberrazione cromatica senza entrare nel dettaglio. Ovviamente tutte le informazioni sono reperibili su internet. Semplicemente è un difetto nella formazione dell'immagine dovuta al diverso valore di diffrazione delle diverse lunghezze d'onde che compongono la luce che passa attraverso il mezzo ottico e crea questo, chiamiamolo, difetto visivo, che sembra sdoppiare, l'immagine, il soggetto 3D. Se io mi sposto però all'interno della 3D View, ovviamente l'effetto scompare. Devo riposizionarmi premendo 0 nella visuale frontale della telecamera per poterlo vedere. Ora, premendo F12, farò partire il render. Ricordo che io mi trovo in Eve. Aspetto qualche secondo per avere il risultato finale. Ed eccolo. Può magari non piacere a tutti, però io consiglio di provarlo e valeva la pena sapere che in Blender si può creare questa cosa particolare. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Se vi è piaciuto mettete un like. Se non l'avete ancora fatto e volete aiutarmi a crescere su YouTube, magari iscrivetevi al mio canale My3DApple attivando le notifiche in alto a destra. Buona visione e buon Blender a tutti. Ciao!